Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, grazie per l'attesa. Cominciamo subito con l'onorevole Maria Carolina Varchi, che ringrazio subito, è avvocato, seconda legislatura come onorevole e ci tengo a sottolinearlo anche socia della AIGA Palermo che ha presieduto, per cui associazione dei giovani avvocati di cui quasi tutti facciamo parte o abbiamo fatto parte. Per motivi anagrafici ormai sono fuori dal passaggio dei giovani, però chi lo ha fatto parte almeno una volta rimane come principi molto vicino. Questo lo vediamo sicuramente anche oggi, dove possiamo analizzare una materia che probabilmente non è così semplice o così banale. Molti, anche giuristi, non sono ben consapevoli di che cosa sia esattamente la maternità surrogata. Quindi chi non si occupa della materia non è una cosa semplice, non è una cosa scontata, è sicuramente una cosa divisiva. Quindi chi la vede in modo un po' superficiale si limita ad alcuni passaggi più o meno stereotipati, che oggi cercheremo invece di capire anche da un punto di vista tecnico come invece funzionano nella realtà. L'avvocato, l'onorevole Varchi, ha fatto anche una proposta di legge in questo caso, su una posizione abbastanza netta in questo caso per il nostro Paese. Nel volume che andiamo a vedere oggi, la maternità surrogata con le legislazioni a confronto, c'è un'analisi anche di quello che sta accadendo negli altri paesi. È una materia che è in continua, possiamo dire, evoluzione, in continuo mutamento, non sempre in una direzione unica, per cui alcuni paesi hanno preso alcune posizioni, poi le hanno rovesciate letteralmente, e adesso cerchiamo di capire che cosa possiamo fare, che cosa può avvenire anche nel nostro paese. Quello di oggi è un confronto aperto. Dicevo prima, chi fa parte di AIGA rimane sempre l'avvocato Varchi, l'onorevole Varchi, oggi dà una prova ulteriore di un'apertura totale, perché le posizioni possono essere molto diverse, come dicevo, non solo per quello che riguarda la pubblica opinione, ma anche da un punto di vista politico. Quindi cerchiamo di capire qual è oggi la posizione, che cosa può avvenire nel nostro Paese e qual è la posizione anche dell'onorevole. Grazie. Ho più facilità di consultare qualche appunto che ho preparato. Se parlo troppo, fatemi un cenno e mi fermerò immediatamente. Intanto vi ringrazio per aver voluto organizzare questo momento di confronto, perché è un tema sul quale l'approccio è stato nel tempo, diciamo, di natura quasi esclusivamente politica. Il dibattito è stato quasi esclusivamente politico e quasi mai tecnico-giuridico, come invece questo volume si propone di fare. Peraltro ho apprezzato il taglio assolutamente scevro da pregiudizi o contaminazioni di tipo ideale, politico, che certamente ciascun autore pure avrà, senza averlo perciò riversato nel volume. Il tema della maternità surrogata è un tema ovviamente molto divisivo nella misura in cui però detto tema viene travisato, e quindi il focus del dibattito si sposta dal vero tema, che è quello della surrogazione di maternità, al cosa succede dopo ai bambini. Quindi spesso nel dibattito sulla mia proposta di legge, che non si occupa minimamente né di adozioni né di trascrizione di atti né altro, si è parlato invece di questo, pur non essendo appunto oggetto della legge. Noi abbiamo rilevato in Italia che la sanzione di tipo penale che già opera nel nostro Paese ha ben funzionato, tanto è vero che questa pratica, che io personalmente, ma diciamo, il mio pensiero è arcinoto sul punto, io personalmente non condivido e considero anzi fortemente lesiva proprio della dignità della donna e del rispetto che si deve avere per il genere umano, per la persona a tutto tondo considerata, questa pratica in Italia, dicevo, non si è diffusa. Quindi evidentemente quel divieto di tipo penale ha ben operato nel senso di disincentivare questa pratica, che si è diffusa. Questo lo dico anche per offrire qualche numero. Quando si dice ci sono paesi più civili dell'Italia che invece considerano lecita questa pratica, oppure ovunque è lecito l'utero in affitto, la surrogazione di maternità,
Non è vero, su oltre 200 nazioni nel mondo, poche unità ammettono questa pratica. È chiaro che quelle poche unità hanno sviluppato mercati, si pensi all'America o all'India, che cubano miliardi di fatturato. Quindi partiamo dal presupposto che è un tema attorno al quale si è creato un mercato e degli interessi economici molto forti, molto sostanziosi. Non si rinvengono, se non veramente casi proprio isolati, episodi di solidarietà autentica. Si è sempre trattato di bisogno da parte di una donna di avere della liquidità di denaro e quindi disponibilità ad accedere a queste pratiche. E quindi ecco perché io sono convinta che la dignità della donna vada tutelata da questa pratica, perché mi riferisco ad esempio ad inchieste giornalistiche che hanno riguardato l'India, dove infatti adesso c'è un arretramento rispetto al considerare lecita questa pratica. Alle donne non viene garantita alcuna assistenza postpartum, che è un momento delicatissimo per la donna. Spesso non vengono neanche adeguatamente sostenute durante la gravidanza e non c'è quella assistenza anche psicologica che dovrebbe al contrario esservi nel momento in cui la separazione della donna dal bambino è ovviamente un evento traumatico per il bambino, ma anche per la donna. Ci sono stati casi dei quali la giurisprudenza si è dovuta occupare in cui la gestante poi cercava di stabilire un contatto con il bambino, addirittura provare a riconoscere questo figlio come proprio, e si è dovuta arrendere anche, diciamo, di fronte a un giudice che faceva valere il peso dei contratti stipulati. Ed infatti non è, ora io lo dico anche da avvocato, non è un caso che nel costo complessivo del pacchetto, una fetta significativa di quei soldi non va, come erroneamente si potrebbe pensare, alla gestante, ma va agli avvocati che devono scrivere i contratti, affinché siano contratti assolutamente blindati che mettano al riparo i committenti, quindi i genitori che poi dovranno prendere il bambino, da qualsiasi ipotetica rivendicazione da parte della donna. Quindi io vedo molto poco, diciamo, di solidale e tanto giro d'affari attorno alla disperazione di coppie che non riescono ad avere figli e al bisogno di una donna dall'altro. E poi mi sia consentita una breve digressione: in un'epoca di fortissimo relativismo etico, lo dice la cronaca ormai, il valore della vita umana, soprattutto dalle giovani generazioni, è equiparato al valore di un iPhone o al valore di un paio di scarpe, si uccide per debiti di 30 euro. Ricorderete tutti il caso recente di quella ragazza uccisa, fatta a pezzi e trasportata in un carrello della spesa per un debito di 30-40 euro. Quindi probabilmente in un'epoca in cui la vita umana ha un valore così irrisorio per molti, c'è anche una maggiore disponibilità ad accedere a queste forme di generazione di vita a pagamento. Quindi la mia proposta di legge si propone semplicemente, io mi auguro che diventi legge a breve perché all'attenzione del Senato, si propone di estendere la punibilità anche quando la condotta viene commessa in tutto o in parte all'estero. Per arrivare a questa cosa, noi abbiamo utilizzato l'articolo 7 del codice penale, che in uno dei suoi commi prevede che possano esservi in Italia delle leggi che consentono la punibilità anche quando il fatto viene commesso all'estero. Quindi questo per quanto riguarda la legge, no? Cosa vuole fare questa legge? Per quanto riguarda invece il problema delle trascrizioni, cosa è accaduto in Italia? E su questo il libro affronta in maniera assolutamente puntuale i vari arresti giurisprudenziali, sia di Cassazione che di Corte Costituzionale, sul punto. Perché i casi giurisprudenziali dei quali noi parliamo, che hanno poi generato queste pronunce, sono quasi sempre dei casi in cui i genitori, quindi il genitore biologico e il cosiddetto genitore di intenzione, non chiedevano il riconoscimento del figlio,
che si può avere tramite l'adozione in casi particolari, su questo tornerò dopo, ma chiedevano la trascrizione dell'atto di nascita formatosi all'estero, secondo un procedimento, quello della surrogazione di maternità, che sì, secondo la Lex Loci è assolutamente lecito, ma che dà origine a un atto che in Italia definiremmo ontologicamente falso, perché in quell'atto vengono indicati come genitori entrambi, mentre invece solo uno, nella migliore delle ipotesi, è il genitore biologico. Quindi, a mio avviso, correttamente, i massimi gradi della nostra giurisdizione si sono limitati a dire questi atti non possono essere trascritti automaticamente, perché fotografano una realtà che non è quella vera. Perché, molto, diciamo, banalmente, perché vi sia una nuova vita sono necessari un uomo e una donna, e in quel caso non ci sono. diciamo, identica cosa accade per le coppie eterosessuali, che peraltro, secondo le statistiche diffuse da associazioni ed enti del terzo settore, sono quasi l'80% di coloro che fanno ricorso a questa pratica. Questo lo dico anche a scanso di equivoci, perché qualcuno strumentalmente ha voluto, addebitare a me, a quanti hanno sostenuto la mia proposta, dei tentativi di delegittimare, di demonizzare le coppie omosessuali. Assolutamente falso. Le coppie omosessuali sono proprio alla lontana colpite da questo fenomeno, che per la stragrande maggioranza che riguarda coppie eterosessuali. Quindi il tema dei bambini è un tema che non può essere cavalcato ideologicamente. Io l'ho detto pubblicamente, lo ripeto anche qui in un contesto un po' meno formale di una seduta della Camera dei Deputati, non devono cavalcarlo ideologicamente i sindaci, perché quando si indossa una fascia tricolore in rappresentanza del popolo ci si deve limitare a far applicare le leggi. Quindi il sindaco, come ufficiale di Stato civile, se una trascrizione in Italia non si può fare, non la deve fare, perché altrimenti genera delle aspettative che sono legittime da parte di chi le vanta, ma che sono illegittime poi per la nostra giurisprudenza, perché arrivano magari casi come quello di Padova, dove poi la procura si vede costretta a impugnare 17 trascrizioni. Quindi da un lato c'è questo tema, dall'altro lato non devono essere cavalcate ideologicamente dai genitori, che talvolta preferiscono quasi avere un provvedimento di diniego, quindi un rigetto del proprio ricorso, piuttosto che arrivare all'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Ottenere l'adozione da parte di entrambi, quindi la genitorialità completa del bambino, che si può ottenere, in Italia accade regolarmente, con l'adozione in casi particolari. Quindi il genitore biologico trascrive l'atto un minuto dopo essere arrivato in Italia, quindi suo figlio o sua figlia avrà il nostro codice fiscale, sarà iscritto al Sistema Sanitario Nazionale, avrà tutti i diritti, come è giusto che sia, di qualsiasi bambino, e poi si ricorre al giudice per riconoscere quello status filiationis nei confronti del genitore di intenzione. E perché secondo me è importante che si passi dal vaglio di un giudice terzo ed imparziale, come il nostro ordinamento recita? Perché in quella sede che si verificherà l'esatta sussistenza di quel rapporto, di quella condivisione del progetto di genitorialità. Quindi si valuterà come questo genitore di intenzione si prende cura di questo bimbo, si capirà che non è una butade, questa volontà di dare la genitorialità anche al genitore di intenzione, ma c'è un rapporto vero, concreto, che fa bene al bambino. Questo vale naturalmente per tutte le coppie. E questo accade già in Italia, quindi chi dice che i bambini nati con la surrogata oggi in Italia soffrono di discriminazioni per un vuoto normativo, mente. Ed infatti quei casi che sono andati durante il dibattito politico alla ribalta della cronaca, faccio un esempio che mi ha molto, devo dire, colpito, perché i giornali titolarono "Muore il papà biologico", tra l'altro in un incidente stradale, quindi un evento assolutamente traumatico, "bambino rimane privo di diritti". Io ingenuamente avevo pensato che magari fossero appena rientrati in Italia, quindi non avevano fatto proprio in tempo ad adire il tribunale per fare l'adozione in casi particolari. No, il bambino aveva 7 anni. Perché per 7 anni non ti sei posto il problema di
riconoscere tuo figlio, trascrivere, ah, perché noi volevamo la trascrizione dell'atto. Quindi evidentemente ci sono da tutte le parti delle posizioni, come dire, un po' ideologiche che non fanno bene a nessuno. Quindi volendo tirare le somme del ragionamento, intanto sui numeri, per fortuna non è una pratica diffusa. Parliamo in Italia di qualche decina di bambini che nascono con questa pratica ogni anno. Seconda cosa, non è vero che c'è una discriminazione nei confronti di questi bambini. Hanno gli stessi identici diritti di tutti. Il libro affronta anche il tema della sentenza della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale. I nostri tribunali hanno una maturità, hanno mostrato una maturità incredibile nell'affrontare questi temi. E anche il caso ultimo, quello di un rigetto. In realtà io poi ho approfondito anche questo caso perché mi interessa l'applicazione concreta. Anche lì i genitori inizialmente avevano chiesto la trascrizione dell'atto. Poi c'era stata un'altra domanda che aveva generato la duplicazione di domanda con gli stessi soggetti. Ecco perché il tribunale, probabilmente in un eccesso di zelo, una burocrazia comunale un po' troppo ingessata, ecco perché poi si arriva a quanto, diciamo, ultimamente le cronache hanno raccontato. Quindi io credo e difendo la bontà della mia proposta di legge, mi auguro, ma sono convinta che resisterà al vaglio di costituzionalità alla quale certamente sarà sottoposta, e concludo dicendo che questo è un tema sul quale non si può cedere a divaricazioni politiche, perché è un tema che riguarda la difesa della dignità della donna, perché per me non è concepibile che nel 2023 le istituzioni considerino normale che la donna, per necessità, di avere della liquidità, perché diciamo, in Ucraina le chiamano le cicogne, non è un caso che con lo scoppio della guerra in Ucraina sono aumentate le donne che si sottopongono a questa pratica come gestante, quindi sono cicogne per necessità, diciamolo chiaramente. Ecco, io credo che tutto questo non possa nel 2023 accadere, e credo che questa formula che noi abbiamo adottato possa funzionare come deterrente, con l'auspicio, e mi auguro che con il rinnovo del Parlamento europeo la nostra voce sia ancora più forte, noi porteremo questa battaglia a livello sovranazionale per avere una portata omogenea di legislazione su questo, con la convinzione che la vita umana non possa essere oggetto di mercimonio e che le donne vadano tutelate sempre, comunque e dovunque, a prescindere dalle condizioni economiche, sociali, familiari nelle quali esse si trovino. Grazie. Sappiamo che l'onorevole Varchi dovrà lasciarci prima Sì, del termine, per mi cui sono scusata sì, anzitempo. faccio una domanda subito allora, una domanda un pochino diversa, un pochino più ampia, anche perché già ha risposto sul fatto che questa non è una norma che riguarda le adozioni, però a volte non sono moltissimi casi anche nel nostro paese, ma può essere anche la difficoltà relativa alle norme, ai costi, alle tempistiche per arrivare all'adozione, uno dei motivi che spinge alcune famiglie, alcune donne a cercare una strada di questo tipo e in questo caso un intervento del legislatore anche in questo campo per avere una semplificazione. Da questo punto di vista è auspicabile e possibile, sarà un passaggio successivo. Ok, ce l'ho fatta. C'è un dato sociale, diciamo. Le donne legittimamente, io stessa l'ho fatto legittimamente, ma più o meno consapevolmente, arrivano all'età della gravidanza sempre in un momento sempre più avanzato. Per statistica, la differenza d'età che separa noi dalle nostre mamme, le nostre mamme dalle nostre nonne, è sempre più grande. Questo ovviamente comporta fisiologicamente una maggiore difficoltà nel portare a termine una gravidanza, per cui quelle che in ginecologia vengono definite, io stessa lo sono stata e quindi diciamo, mi sono documentata sul punto, le primipare attempate,
Ovviamente rischiano di avere più difficoltà, perché molto banalmente il corpo di una donna a 20 anni o 21 anni non è lo stesso che a 38-39 anni. Quindi questo fisiologicamente, per un dato oggettivo, comporta un maggiore ricorso a strumenti alternativi di genitorialità. Nell'affrontare questi temi, io più volte sono stata raggiunta da sollecitazioni sulle adozioni che vanno sostanzialmente in due direzioni. Da un lato, pochi bambini a dispetto di quello che si dice dichiarati effettivamente adottabili. Seconda cosa, delle lungaggini molto spesso incomprensibili. Io nella mia qualità di capogruppo del mio partito in Commissione Giustizia ho chiesto proprio qualche settimana fa, e attendiamo da un momento all'altro diciamo, i risultati, un dossier completo al Ministero della giustizia e delle politiche sociali sulle adozioni in Italia, per avere una fotografia di quello che accade in Italia sulle adozioni, capire quindi se c'è la necessità di un intervento normativo o se c'è piuttosto la necessità di un intervento sulla macchina, su tutto quello che ruota attorno alle adozioni, dai tribunali per i minori alla parte sociale, alla parte degli approfondimenti pedagogici, psicologici su chi si dichiara avente volontà di adottare. Quindi è un tema che io sto affrontando con la stessa serietà col quale ho affrontato quello della maternità surrogata, cioè partendo dai numeri, partendo dallo studio, partendo dall'analisi del fenomeno. Mi auguro che presto ci trasmettano questi dati. Quando li avremo, sarà mia cura rendere pubblico il risultato di questa analisi e coinvolgere quanti vorranno far parte di questo ragionamento per capire come si deve intervenire per favorire questo incrocio, fare in modo che tanti bimbi che magari vivono in una condizione di disagio e potrebbero avere una casa che li ospita, trovino effettivamente questa casa pronta ad ospitarli. Quindi è un tema del quale ci stiamo occupando, ma sul quale, al di là delle speculazioni, delle strumentalizzazioni, delle dichiarazioni così un po' estemporanee, io, essendo una cosa molto delicata perché riguarda dei bambini, voglio avere numeri e dati concreti. Se c'è qualche altra domanda, io rispondo subito, così poi mi congedo. Sì, se ci sono domande anche dal pubblico potete fare adesso le domande perché poi l'onorevole Varchi non può rimanere fino al termine, quindi potete già fare domande adesso, per gli altri invece i relatori successivi rimangono fino alla fine, quindi c'è modo anche successivamente. I casi sono due. O sono stata troppo convincente o li ho presi per Troppo convincente, è troppo sfinimento. convincente. Va bene, grazie a tutti. C'è una No, domanda. c'è una domanda. Prego. Guardi. La domanda perché è anche registrato l'evento. La domanda è se c'è stato uno studio anche sulla situazione degli altri paesi europei. Ripeto solo perché siamo registrati per questo motivo. Sì, naturalmente noi ci siamo informati, salutiamo l'onorevole Cangiano che è componente della settima commissione che si occupa anche di infanzia, si occupa anche di scuola, è stato il relatore della mia proposta di legge, anzi lo invito se può trattenersi ad accomodarsi al tavolo dei relatori. Io sono pronta a farmi da parte, lo avevo detto già prima e sono felice che possiate ascoltare anche lui. Noi abbiamo fatto un confronto. Come ho detto prima, non vi sono maglie larghissime né in Europa né nel resto del mondo rispetto a questo fenomeno. Laddove è consentito, chiaramente si è generato questo mercato. Io, senza ora voler entrare nel merito delle legislazioni di altri paesi, però faccio un esempio che è stato anche oggetto di molte inchieste giornalistiche collaterali alla guerra in Ucraina. Per darvi proprio la misura del giro economico che c'è, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la più grande di queste cliniche non ha esitato un solo momento, né ha avuto chiaramente difficoltà economiche nel farlo, nel creare un bunker a prova di qualsiasi cosa,
nel quale continuare a praticare queste surrogazioni di maternità, addirittura diciamo sfruttando la guerra, facendo diventare tutte le pratiche burocratiche per le quali prima ci volevano 30-40 giorni velocissime, quindi nel giro di 2-3 giorni dalla nascita del bambino i committenti arrivavano, prendevano il bambino, andavano via con tutti i documenti. Su questo ci sono state molte inchieste di molti giornalisti che hanno ritenuto collateralmente ai fatti di questa orribile guerra soffermarsi anche su questo. Quindi io lo so che l'opinione pubblica in altri paesi si è ormai assuefatta a questo genere di pratica, e so che la legislazione di altri paesi ovviamente la considera lecita. Ecco perché, come ho detto prima, lo strumento che noi abbiamo ritenuto più idoneo fosse quello dell'articolo 7 del nostro codice penale, per estendere la punibilità, nella convinzione che io, che l'Italia, lo dice il nostro codice penale, ha la facoltà di punire condotte che si svolgano all'estero, anche laddove ovviamente sono consentite, perché ci sono determinati reati sui quali vi può essere una soglia di tolleranza maggiore o minore, un allarme sociale maggiore o minore, ma questo io ritengo che non possa inficiare la libertà di autodeterminazione di un legislatore nazionale, anche perché, ripeto, sono convinta di essere rimasta nel perimetro e nel solco sia della nostra Costituzione ma anche del nostro codice penale. Se non ci sono altre domande, io ringrazio ancora l'onorevole Varchi e passo subito con le domande anche agli altri autori. Come responsabile della collana, ciao, grazie. La biblioteca. La biblioteca del giurista, quando mi era stata proposta questa tematica, una delle prime domande che mi sono posto, e oggi la pongo anche alla prima delle autrici che ha seguito questo volume, che è l'avvocato Roberta Fiore del Foro di Potenza, che si occupa da sempre di diritto di famiglia, che ti è venuto in mente? Perché proprio una tematica come questa, che porta discussioni anche in ambito pubblico, politico, che da un punto di vista giuridico forse non è stata trattata da un punto di vista tecnico, ripeto, fino ad oggi, per cui o non con una analisi approfondita come quella che è stata fatta in questo volume. Quindi perché siamo partiti da un volume di questo tipo su un argomento di questo tipo? Sì, grazie all'avvocato Martorana, grazie a tutti i presenti. Prima di tutto volevo ringraziare l'onorevole Carolina Varchi per essere stata qui presente e per averci concesso di presentare la nostra monografia in una location così importante, in una location istituzionale che certamente dà maggiore lustro anche e maggiore riconoscimento al lavoro che abbiamo svolto. Dunque, effettivamente, quando mi è venuto in mente di scrivere una monografia sulla maternità surrogata, in maniera abbastanza coraggiosa ho rivolto la domanda all'editore, che ancora più coraggioso in realtà di me ha deciso di darmi nuovamente fiducia, visto che ci sono state altre collaborazioni pregresse, e di approfondire questo tema. Come mi è venuto in mente di scrivere, diciamo, di affrontare il tema della maternità surrogata? In realtà c'è stato un argomento che ho già approfondito da diversi anni, ma c'è stato un evento che tra l'altro è accaduto proprio qui a Roma nel 2019, che mi ha dato lo start per approfondirla ancora di più. Ed è stato un convegno che insieme alla collega Romina Lanza abbiamo tenuto in una location bellissima, che è stata quella del Tribunale per i minorenni di Roma. In questo convegno hanno partecipato, tra gli altri, due giuristi di eccezione nel panorama italiano e nel panorama internazionale, una delle quali tra l'altro è qui presente adesso e ciò mi emoziona moltissimo, che è la dottoressa Merita Cavallo,
già presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, e assieme a lei era presente anche il dottor Giuseppe Spadaro, allora presidente per il Tribunale, del Tribunale per i minorenni di Bologna. Dunque, in quell'occasione si parlò di maternità surrogata e c'è in realtà un parallelismo che possiamo fare con quel periodo, quindi con l'ottobre del 2019 e con il dato odierno, con i giorni, insomma, con i giorni di oggi. In quel periodo si assisteva di nuovo prepotentemente ad un focus sul tema della maternità surrogata. Le associazioni di settore, le associazioni di etica e di bioetica in realtà avevano posto in essere una campagna pubblicitaria molto durissima contro la maternità surrogata, inducendo anche delle suggestioni in quanto questa campagna pubblicitaria raffigurava due uomini che commissionavano quindi, ecco, per così dire, che commissionavano un bambino. Durante quel convegno si sfatarono diversi miti. Fu un convegno appunto che affrontò il tema della maternità surrogata, ovviamente da un punto di vista scientifico. Il primo mito, falso mito che si sfatò era quello che appunto ci ha chiarito anche l'onorevole Varchi. Quello relativo al dato di accesso a questa pratica surrogativa, vale a dire il 90% delle coppie che si rivolgono alla maternità surrogata non sono coppie omosessuali, ma sono coppie eterosessuali, laddove la donna ha evidentemente, nella maggior parte dei casi, la donna ha evidentemente problemi riproduttivi, dunque si decide di ricorrere a questa pratica. Questo, diciamo, l'approfondimento tecnico che fu affrontato in quel convegno mi suscitò diversi quesiti, mi suscitò una curiosità tale che mi ha spinto a cercare di capire come mai in altri paesi, e mi riferisco ad esempio nei paesi del Nord America, la maternità di, la surrogazione di maternità è disciplinata in una maniera assolutamente stringente, e quindi mi sono chiesta qual era l'approccio che il legislatore di quei posti, di quei luoghi, aveva avuto rispetto a questo fenomeno. E mi piaceva fare un parallelismo con quello che era l'orientamento presente nel nostro ordinamento. Dunque, per rispondere alla tua domanda, è così che è nata l'idea di approfondire, perché, come ha detto anche l'onorevole Varchi, questo è un tema, quello della maternità surrogata, è un tema che viene affrontato sempre con delle lenti che si colorano di morale, che si colorano di etica, che si colorano di religione, che è giustissimo perché ciascuno di noi ovviamente ha in sé delle convinzioni e dei pensieri personali, ma è un tema che necessita di un approfondimento tecnico, di un approfondimento giuridico, esclusivamente giuridico, perché chiaramente si deve parlare di tutela della donna e anche della tutela dei bambini che nascono con il ricorso a questa pratica surrogativa. Dunque, dopo aver ricevuto l'ok della casa editrice, ho condiviso con i colleghi e coautori della monografia la mia idea, che è stata da loro accolta, insomma, in maniera entusiastica. Dunque, abbiamo provveduto a redigere e quindi a fare questa comparazione tra l'ordinamento italiano, l'orientamento che attualmente c'è nell'ordinamento italiano, chiaramente parlo di giurisprudenza, e quello che accade invece nel resto del mondo, in Europa e chiaramente anche nei paesi americani, eccetera. Grazie. L'orientamento a livello anche di giurisprudenza, anche nel nostro paese, è cambiato negli ultimi anni? Ci sono state delle evoluzioni, ci sono state delle modifiche?
Sì, l'orientamento è cambiato, dunque dobbiamo partire da un assunto primario e fondamentale, già abbondantemente toccato dall'onorevole Varchi. L'assunto è che la legge 40, quindi il dato normativo, è che la legge 40, l'articolo 12,6, vieta nel nostro ordinamento la pratica surrogativa. E qui si mette un punto. Nonostante questo divieto, c'è stato nel corso degli anni il cosiddetto turismo riproduttivo. Quindi si è assistito a questo fenomeno in base alle quali delle coppie italiane, quelle coppie italiane che avevano desiderio di diventare, diciamo, di genitorialità, si rivolgevano ai paesi nei quali questa pratica era consentita e quindi sottoscrivevano il contratto di maternità surrogata. In realtà ad oggi ciò che manca in maniera abbastanza evidente è una pronuncia, una disciplina granitica su quello che è lo status giuridico da attribuire ai bambini nati da maternità surrogata. Ecco, c'è sicuramente un vulnus nel nostro ordinamento, atteso che permane il divieto imposto dalla legge, ma ci sono alcuni casi, così come insomma, sono stati trattati anche dai mass media, nei quali inevitabilmente questi bambini che sono nati all'estero da maternità surrogata, rientrando in Italia, si trovano privi di uno status giuridico. Ma ciò che è accaduto in prima battuta è stato diciamo, capire se la richiesta di trascrizione dei certificati di nascita che erano formati in base alla Lex Loci, quindi in quegli ordinamenti, in quei paesi dove è praticata ed è legale la surrogazione di maternità, potessero essere trascritti in Italia e se la richiesta di questa trascrizione in realtà era una richiesta lecita, oppure era una richiesta che andava a violare dei principi, dei diritti, e quindi ci si è chiesto se veniva commesso il reato di alterazione di stato ex articolo 567 del codice penale e il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale per quanto riguarda la qualità personale che è prevista dall'articolo 495 del codice penale. Sul punto ci sono state tantissime pronunce da parte dei tribunali penali e vorrei precisare che di fatto, a parte in due casi, i procedimenti si sono conclusi tutti o con assoluzione o con archiviazione. I giudici hanno ritenuto che non è configurabile il reato di alterazione di stato, in quanto diciamo, sia perché l'atto di nascita oggi come oggi non è l'unico strumento per accertare diciamo, il reale rapporto biologico con il bimbo, in quanto diciamo, i progressi tecnologici hanno dato una grande mano in questo senso e quindi si può accertare in maniera anche diversa lo stato di paternità biologica o di maternità biologica. E in seconda battuta hanno precisato i tribunali che l'articolo 567 del codice penale in realtà prevede diciamo, la commissione del reato di alterazione di stato, ma in fase di formazione dell'atto, di formazione del certificato. Quindi non si configura il reato nel momento in cui una coppia che si è rivolta alla maternità surrogata in un paese estero, in base alla Lex Loci, chiede che questo certificato correttamente formato in quel paese venga trascritto in Italia. Quindi, da un punto di vista penale,
Questo è il trend per quanto riguarda la questione della trascrizione, ma come correttamente e puntualmente ha richiamato l'onorevole Varchi sul punto, ovviamente la giurisprudenza italiana, suo malgrado, devo dire, giocoforza, ha dovuto per forza esprimersi con diverse pronunce, proprio perché il vuoto normativo è importante e ovviamente e come spesso accade, è investita la sono investiti i giudici diciamo, dell'onere di colmare per quanto possibile questo vulnus. E in realtà ci sono state delle pronunce più importanti di altre, ovviamente per questioni di brevità, di tempistica, citerò proprio così spot quelle principali. Per il resto, diciamo, l'approfondimento è fatto in maniera più puntuale nella monografia, la prima della quale riguarda una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2017, emanata nel 2017, nella quale la Corte Costituzionale si è trovata ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 263 del Codice Civile, che è quell'articolo che diciamo, disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, con le norme che prevedono, le norme appunto, che prevedono l'ordine pubblico quale principio cardine del nostro ordinamento. Questa questione prese origine da un caso di maternità surrogata che avvenne in India e nel quale nella coppia c'era il padre che aveva fornito il materiale biologico, la madre legittimamente identificata quale madre biologica in India, in Italia però ovviamente non era stata riconosciuta quale madre per via del divieto della surrogazione. Dunque, diciamo, l'iter nei tribunali chiaramente è stato un iter molto lungo, un iter molto complesso. Fu investito il Tribunale di Milano e la Corte d'Appello di Milano di questa questione. Alla fine la Corte Costituzionale appunto ha dichiarato che nella valutazione, diciamo, nel soppesare gli interessi che vengono in gioco nel caso del riconoscimento diciamo, dello status dei genitori, non è detto che si debba far prevalere l'interesse del minore rispetto a quello della verità biologica. Dunque, è un orientamento che si è approcciato in maniera molto restrittiva rispetto alla possibilità di soppesare diciamo, gli interessi che vengono in gioco in questa pratica, dando prevalenza inevitabilmente al divieto imposto nel nostro ordinamento e quindi diciamo, alla tutela dell'ordine pubblico. Stessa cosa è accaduta qualche anno dopo, nel 2019, con una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite, che di fatto, riprendendo il principio che la Corte Costituzionale aveva enunciato nella sua pronuncia, dice proprio questo, riprende questo principio e dice: lo status filiationis è destinato, il diritto del minore a riconoscere, ad avere riconosciuto lo status filiationis e quindi questo rapporto giuridico con entrambi i genitori, di cui uno biologico e l'altro di intenzione, si deve affievolire al cospetto di un interesse maggiore, di un interesse più grande che quello dell'ordine pubblico. Ad ogni modo, la giurisprudenza ha sempre sostenuto che il genitore che non ha fornito il patrimonio biologico per poter stabilire un rapporto giuridico con il figlio nato da surrogazione di maternità può
può rivolgersi alla adozione prevista dall'articolo 44 della legge 83, vale a dire dall'adozione in casi particolari, e quindi in questo modo creare un legame anche giuridico con il figlio. In realtà è la stessa Cassazione, sono gli stessi giudici che però constatano l'inadeguatezza del ricorso all'articolo 44 per costruire un rapporto giuridico pieno del figlio con il genitore d'intenzione, in quanto l'adozione in casi particolari ha inevitabilmente dei limiti. Sicuramente l'adozione in casi particolari prevede il consenso del genitore biologico e con ciò si comprende cosa possa accadere in caso di crisi di coppia, non consente una certa continuità o comunque un certo legame anche con gli ascendenti del genitore di intenzione e non fa acquisire comunque lo status di genitore. Dunque anche la Corte di Cassazione, riprendendo il principio esposto dalla Corte Costituzionale, si approccia al tema della maternità surrogata e quindi del riconoscimento dello status filiationis con un approccio molto restrittivo. In realtà solamente nel 2021, essendo stata nuovamente investita la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 33 abbiamo una piccola apertura a riguardo, e perché la Corte Costituzionale fa con questa pronuncia un distinguo molto interessante e cerca di separare i due ambiti, le due fasi fondamentali della surrogazione di maternità. Cerca di tenere distinti, da un lato, il giudizio sulla condotta dei genitori, che ovviamente nel nostro ordinamento è punito. Dall'altro lato però la Corte Costituzionale dice che bisogna tenere assolutamente distinto e preservare anche quella che è la tutela dei figli, il diritto che hanno i figli di avere un rapporto sano, un rapporto anche giuridicamente garantito con entrambi i genitori, il genitore biologico e il genitore di intenzione. Dunque, il limite dell'ordine pubblico è un limite che, chiaramente, considerandolo caso per caso, però può ritenersi affievolito rispetto al riconoscimento dello status filiationis, che invece deve ritenersi di primaria importanza. Dunque, e qui concludo per non rubare tempo agli altri colleghi e vedere anche cosa accade nel resto del mondo. Ovviamente la giurisprudenza italiana, che è stata investita di questa problematica, è stata altalenante nelle sue decisioni, perché anche in relazione ai casi concreti che venivano sottoposti alla sua attenzione. Dunque, in tutte le pronunce, devo dire che sia della Corte Costituzionale sia della Cassazione, il giudici hanno sollecitato il legislatore a provvedere ad una normazione in materia, quindi a cercare di tutelare per quanto più possibile lo status di questi figli, che altrimenti rimarrebbero assolutamente privi di tutela. Grazie. Abbiamo parlato di Ucraina, per cui uno dei paesi che per alcuni viene considerato un paradiso per chi vuole fare questo tipo di attività, per qualcun altro probabilmente sarà tutt'altro che un paradiso, insieme ad altri paesi come penso la Georgia, Kazakistan e altri paesi. Quindi non sono moltissimi i paesi in cui è possibile e fattibile, però ce ne sono alcuni dove c'è un'apertura anche piuttosto grande. Di questo tema nel volume si è occupato l'avvocato Romina Lanza, avvocato del Foro di Roma, si occupa da sempre di diritto di famiglia, responsabile del diritto del Dipartimento della Persona e Relazioni Familiari Minorenni per la Fondazione AIGA, responsabile anche dello sportello di ANA, sportello antiviolenza di un'associazione qui su Roma.
Abbiamo sentito prima dall'onorevole Varchi che in questa fase, in questo momento, da quando è iniziata la guerra, non solo è diminuita questa pratica in un paese come l'Ucraina, ma addirittura è aumentata. Te ne voglio parlare? Grazie Marco, grazie Roberta. Mi volevo riagganciare a quello che aveva detto Roberta all'inizio sulla nascita di questo volume, perché diciamo che è stata un'idea di collaborazione che è nata a seguito di quel convegno, quando entrambe facevamo parte del Dipartimento e tu eri presidente della Fondazione AIGA, e quindi ci ha dato lo spunto per poi riflettere su tutta una serie di argomenti che per noi erano molto importanti e ci stavano molto a cuore, quindi poi è nata questa collaborazione. Diciamo che l'Ucraina è uno dei paesi paradiso per la maternità surrogata, perché è uno dei paesi dove la pratica della maternità surrogata è legalizzata e commercializzata, quindi è lecita. Carolina diceva che a seguito, perché l'Ucraina poi nel corso degli anni ha avuto una serie di restrizioni. La prima di queste restrizioni è stata causata dal Covid nel 2020, e c'è stato un blocco proprio dei trasporti in Ucraina, e quindi le restrizioni hanno comunque creato grandissime difficoltà. Tuttavia, la pratica della maternità surrogata e i numeri non sono diminuiti, anzi forse sono anche aumentati. Le ragioni, ciascuno di noi riflette su quali possano essere le ragioni, però il dato certo è che nei paesi dove la pratica della surrogazione di maternità è consentita e legalizzata, vi è un pellegrinaggio esponenziale dai paesi dove c'è un fermo divieto. Quindi arriva l'esponenziale aumento negli ultimi anni in Ucraina, è avvenuto a seguito del divieto dai paesi dell'Asia, perché nei paesi asiatici è stato introdotto nel 2015 un divieto, e divieto alla maternità surrogata commerciale, quindi che è stato appunto introdotto nel 2015 nei paesi asiatici, dai forti benefici dettati anche dalle agevolazioni dei visti che sono entrate in vigore nel 2014, ma un grandissimo ed esponenziale aumento è avvenuto dai paesi del Nord Europa. Paesi del Nord Europa perché? Perché innanzitutto nei paesi del Nord Europa c'è un grandissimo aumento del fenomeno della sterilità nelle coppie, quindi c'è stato un grandissimo aumento da questi paesi, ma anche perché in Europa, il Nord Europa è uno di quei paesi, noi abbiamo analizzato i paesi del Nord Europa, la Svezia, la Norvegia, e c'è un fermissimo divieto alla pratica della maternità surrogata e alla donazione di ovuli, e questo ha permesso e ha causato probabilmente, e poi anche su questo ciascuno di noi riflette, ma un aumento verso i paesi dove invece è legalizzata e commercializzata, seppur con una normativa molto stringente, molto articolata più che altro. Le norme che regolano la maternità surrogata in Ucraina è estremamente articolata. E sono tantissime, sono ordinanze del Ministero della Salute, codice della famiglia, e tantissime, insomma, forse è uno di quei paesi dove il legislatore si è divertito di più a scrivere sull'argomento. Grazie. Chiederei a questo punto all'avvocato Annalisa Tomasiello invece un aspetto un pochino diverso. Anche l'avvocato Tomasiello si occupa del diritto di famiglia, si occupa del diritto civile, avvocato del Foro di Potenza. E abbiamo parlato fino ad ora di una situazione che forse è un po' diversa rispetto invece ai paesi di cui è trattato nel volume, perché fino ad ora abbiamo parlato di una mercificazione, cioè sempre di un concetto di donne che fanno questo tipo di attività per soldi, sostanzialmente. Abbiamo detto prima, non sempre questi soldi vanno tutti alla donna, l'avvocato
può fare il contratto, ci sono le strutture, ci sono le assicurazioni. In alcuni casi, penso agli Stati Uniti, le assicurazioni probabilmente hanno un beneficio anche maggiore, però in questo caso ci sono situazioni che possono anche essere diverse. Penso a paesi come appunto Stati Uniti, California nello specifico, dove sono state fra le prime norme in questo ambito e dove non sempre questo tipo di attività viene fatta per motivi probabilmente solamente economici. Sì, grazie per la parola e buonasera a tutti. È vero, la California è uno di quei paesi degli Stati Uniti d'America, sicuramente uno dei più liberali in tal senso, che si è dotato dapprima di una legislazione ad hoc sulla maternità surrogata, traendo un po' spunto da quello che è stato varato nel 2003 in Illinois, l'Illinois Act, che per il primo all'interno di tutto il contesto degli Stati Uniti d'America si è dato una legislazione precisa. La California ci arriva in questo solo nel 2013 e trae da spunto appunto dall'Illinois Act che cosa soprattutto diciamo prende in considerazione. Prende in considerazione il principio per cui la maternità surrogata rappresenta la rinuncia della madre biologica all'esercizio della potestà genitoriale e lo fa attraverso un accordo, un contratto che appunto viene stilato tra la madre surrogata e gli intended parents, cioè i genitori committenti, che vengono messi in contatto dalle associazioni di cui prima l'avvocato Martorana faceva riferimento. Ovvio che anche in California, diciamo, non c'è un intento prettamente gratuito e liberale. Anche qui ovviamente ci sono degli aspetti onerosi di questo contratto, di questo accordo. Tant'è vero che vengono stipulate polizze ad hoc, si garantisce comunque alla madre il diritto alle cure sanitarie, una serie di prestazioni assistenziali a livello più generale. Quindi sulla considerazione fatta anche dall'avvocato Martorana, se effettivamente la California possa essere considerato uno stato in cui la maternità surrogata è considerata un atto a titolo liberale, mi sorge qualche dubbio, perché di fatto un contratto rappresenta un incontro, una volontà di due o più parti, un dot des, dove vengono evidenziati diritti, doveri, ma anche delle sanzioni in caso di mancanza di rispetto di questo contratto. All'interno nel momento in cui ho cominciato a studiare, perché di fatto si è trattato effettivamente di un vero e proprio studio, prima che venissi investita della questione, lo ammetto con estrema umiltà, non sapevo precisamente cosa fosse la maternità surrogata. Quindi ho affrontato piano piano il tema, ho deciso proprio io di partire da quegli stati come la California che di fatto ammettono questa pratica e mi sono resa conto che di fatto andarla ad inquadrare giuridicamente come istituto sì è molto semplice, però poi fondamentalmente quello che rileva è il caso specifico, è l'attività giurisprudenziale che amplia e definisce un po' quella che è la materia. E nel caso specifico della California mi sono imbattuta nel caso di una donna che era Melissa Cook, circa 2 anni dopo l'emanazione del codice sulla maternità surrogata, siamo nel 2015, dove di fatto questi genitori si incontrano tramite queste associazioni e stipulano un accordo che avviene tutto tramite email, tra l'altro. Il signor Herrings aveva commissionato a Melissa Cook la nascita di 3 bambini. Ad un certo punto succede che il signor Herrings, per questioni diciamo economiche, viene meno e decide di recedere dal contratto, dall'accordo, chiedendo ovviamente la risoluzione e non richiedendo nulla a titolo di risarcimento del danno. Tuttavia Melissa Cook, di fronte alla richiesta del signor Herrings di interrompere la gravidanza, decide comunque di portarla avanti. E il signor Herrings ribadisce con una richiesta di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale. La signora Melissa Cook nel frattempo partorisce e ovviamente
una volta ricoverata al parto viene allontanata automaticamente dai bambini. Nasce questa diatriba legale e la diatriba legale purtroppo non ha cioè l'esito che forse mi aspettavo, che forse tutti ci saremmo aspettati, perché di fatto la California è andata a tutelare ovviamente il rapporto contrattuale in sé, non tenendo conto né della dignità della donna né della dignità dell'aspetto umano dei bambini, in quanto comunque ha riconosciuto valida la pretesa del signor Herrings. A questo punto erano cambiate le sue volontà in corso d'opera, per cui richiede la paternità dei bambini, quantomeno dei due bambini che erano poi di fatto nati. Ora, per tornare alla domanda, sì, è vero, la California forse è uno degli stati più liberali in tal senso, però di fatto l'ha sempre, diciamo, in qualche modo, o meglio, l'aspetto oneroso l'ha nascosto di fronte ad una serie di aspetti, perché come ho detto prima, l'accordo prevede diritti e doveri. Il diritto di riconoscere comunque l'intended parents come genitore di fatto, il dovere è quello di dover assistere la madre surrogata. Ma ovviamente nel momento in cui viene meno, comunque c'è anche un ulteriore aspetto, che è quello del risarcimento economico, oltre ovviamente al fatto che a monte comunque si può dire, si può parlare di turismo procreativo, si può parlare di contratto oneroso, comunque c'è una prestazione economica. Grazie all'avvocato Tomasiello, non ho chiesto perché hai partecipato al libro, perché già lo sapevo, c'è stata una richiesta dell'avvocato Fiore, parteciperei al libro, punto, e ha partecipato. Ricordo il messaggio, era non abbandonarmi, dobbiamo scrivere questa monografia, e ho detto vabbè, non ho avuto scelta, però è ovvio che io non sono avvocato da tantissimo tempo, solo una decina d'anni, un po' per inesperienza, un po' per curiosità, soprattutto perché ovviamente quando c'è qualcosa che non conosci vuoi sapere. E la domanda però a cui mi sono voluta rispondere principalmente è stata, ora al di là del fatto sono d'accordo o non sono d'accordo riguardo alla pratica della maternità surrogata, sicuramente potrei trovarmi un giorno di fronte a un cliente che mi si siede di fronte e mi dice, avvocato, io devo andarmi a prendere sto bambino o devo portare sto bambino in Italia, che devo fare? E diciamo che il motivo della mia non risposta in quel momento mi ha spinto ovviamente ad affrontare il tema, a prescindere da quello che può essere il mio giudizio personale. Ecco, credo che c'è un articolo 24, che è quello della Costituzione, che garantisce comunque il diritto di difesa, il diritto di essere rappresentato, di essere tutelato a tutti. Si difendono tante posizioni giuridiche nell'esercizio di questa professione, ovvio che tutti devono avere una risposta in tal senso. Grazie. Altro paese dove, senza voler generalizzare, ci possono essere situazioni in cui questa maternità viene fatta per fini altruistici è il Canada. In questo caso del Canada, della situazione in Canada, si è occupato l'avvocato Marzia Bonsignori, avvocato del Foro di Novara e Alessandria, una delle prime laureate dell'Università del Piemonte Orientale, alla quale chiedo qual è la situazione invece in Canada, sapendo che in questo caso Stato federale, con vari orientamenti, varie posizioni, e in che modo cercano di tutelare, se lo fanno, la madre in questo caso. Buonasera a tutti. Non so se si sente. No, devi pigiare. Brava. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie per essere qui. E naturalmente ringrazio l'editore e Roberta che mi ha coinvolta in questa avventura, che è stata veramente un'avventura. Come ha anticipato l'amico e collega Marco Martorana, io mi sono occupata della normativa canadese. Allora, la cosa interessante è sicuramente il parallelo dal punto di vista storico, ovvero quando in Italia il 19 febbraio veniva promulgata la legge 19 febbraio 2004, la numero 40, il mese successivo lo Stato federale canadese, approvava il testo definitivo della normativa che regolamenta appunto la maternità surrogata, l'Assisted Human Reproduction Act.
Quello che più mi ha colpito dal punto di vista della discussione che ha portato appunto al testo definitivo della legge è il tempo che ha richiesto l'individuazione dei principi e delle norme di ciò che è consentito e di ciò che è vietato, appunto il tempo che ha richiesto il determinare il contenuto della legge. Pensate che l'iter è iniziato nel 1989, è stata istituita una commissione da parte appunto dello Stato federale, la quale doveva effettuare tutta una serie di attività informativa su quelle che erano le tecniche di riproduzione, su quello che significava essere una madre surrogata, in modo da raccogliere da tutte le parti sociali e culturali presenti nel paese quelle che erano le loro idee, i loro punti di vista su questo particolare strumento per accedere alla maternità. Pensate che dal 1989 si è giunti poi al 1995, quando c'è stato l'intervento del Ministero della Salute, il quale ha necessariamente dato delle indicazioni dicendo: in tutto questo dibattito in corso ci sono dei divieti assoluti, che sono quello del divieto della clonazione anche per motivi di natura sanitaria, quindi per motivi di cura, e anche quello di istituire una sorta di elenco di donatori con tutte le varie caratteristiche. Ma al di là di questo si è poi fermato lì. La approvazione è arrivata appunto nel 2004, dopo che c'è stato un dibattito tra tutte le parti sociali presenti in Canada, i quali sono intervenuti in questo modo. Quello che è stato applicato non è il principio che molti scrittori chiamano quello del minimo comune denominatore, che quando l'ho letto le prime volte ho detto: oddio, sono tornata a scuola, io di matematica sono una somara. Invece sostanzialmente è una tecnica che viene molto spesso utilizzata, che è quella di individuare dei principi generali che però necessariamente sono generici. Chiaro che individuare delle norme generali e generiche si sarebbe poi trasformato in una non scelta, in una non legislazione, perché il problema era andare a individuare quello che era possibile ammettere e quello che invece andava vietato. E questo è necessariamente frutto di scelte politiche che non possono non essere selettive. Quindi quello che è stato chiesto dalla Commissione è stato di individuare dei principi generali che erano comunque ammessi da tutti e degli ulteriori principi che, pur non accettati da alcune parti, potevano essere comunque oggetto di compromesso, di discussione. E questo ha portato appunto alla normativa che viene accettata poi da tutti gli stati, è stata indicata anche come particolarmente moderna. La norma canadese è stata oggetto anche di una questione di legittimità costituzionale che magari non tratto e potete trovare nel manuale. Ciò che è interessante è la normativa e la tutela della madre surrogata. La madre surrogata, come anticipato anche nell'introduzione generale del libro, è una madre che non riceve alcun compenso per portare a termine la gestazione. Non riceve un compenso, ma semplicemente il rimborso delle spese sanitarie, previa presentazione dei giustificativi di spesa, non ha diritto ad alcuna indennità per eventualmente i giorni di lavoro che lei perde per portare a termine la gestazione, a meno che non ci sia un rischio per la salute dell'embrione o del feto, e ci sia una certificazione medica che attesti appunto che c'è un rischio per la madre. Il problema però si è posto perché, essendo il Canada uno Stato federale, molte delle province e dei territori hanno ritenuto che la legge federale
avesse invaso la loro competenza legislativa, dicendo la tutela della salute è una competenza esclusiva delle regioni, quindi dei territori e delle province. Quindi abbiamo diritto di normare noi come riteniamo. Non tutti gli stati, non tutte le province e i territori lo hanno fatto. E questo ha portato alla presenza della legge federale e di normative diverse nei vari territori, in alcuni nemmeno c'è una norma. Quindi è alla fine una normativa molto, molto, molto diversa, anche in contrasto. Tutto comunque si basa su dei contratti tra gli intended parents e la madre surrogata. Contratto che per alcune province non ha però valore, viene dichiarato nullo, come nel Quebec, per esempio, e anche in altri stati. Quindi ci si è trovati a dire, allora come gestiamo lo status filiazionis in questo caso? Lo hanno risolto inizialmente attraverso delle pronunce giudiziali. Nel Quebec, per esempio, una corte ha utilizzato il contratto stipulato tra i genitori intenzionali e la madre surrogata come prova dell'intenzione di portare a termine la gravidanza e quindi ha dichiarato l'adozione del minore, ritenendolo la soluzione meno insoddisfacente. Altri stati non richiedono più una pronunzia giudiziale, come il British Columbia o l'Ontario. In questo caso però hanno utilizzato una particolarissima soluzione. Viene dato un termine di 7 giorni entro il quale la madre può cambiare idea. In 7 giorni può decidere di tenersi il bambino e non darlo più ai genitori intenzionali. E questo mi ha portato veramente ad interrogarmi, perché comunque questi genitori hanno stipulato un contratto, però è un contratto nullo. E vi invito a leggere il libro per trovare e per vedere la soluzione che è stata data dal legislatore. Grazie. Grazie, voglio tornare sull'avvocato Fiore per capire se dopo l'iter giudiziario di cui si parlava prima siamo arrivati nel nostro paese quantomeno a un punto fermo. Sì Marco, in realtà c'è stata un'ultima pronuncia significativa che è una pronuncia emessa dalle sezioni unite della Cassazione il 30 dicembre del 2022, con la quale però la Cassazione ha fatto un passo indietro, aderendo a quelle che erano le tesi già esposte nella sentenza del 2017 dalla Corte Costituzionale e quella del 2019 dalle Sezioni Unite. E quindi non aderendo invece alla Corte Costituzionale del 2021. Quindi in realtà ha preso, diciamo, il caso ha tratto origine da un bambino nato con appunto la pratica della maternità surrogata all'estero in base al progetto procreativo, in questo caso specifico, che poi credo sia lo stesso a cui l'onorevole Varchi prima faceva riferimento. Il padre, quindi colui il quale ha dato il patrimonio genetico, si è rivolto ad una donatrice che ha dato il suo ovocita, e entrambi si sono rivolti poi ad una terza donna che ha portato avanti la gravidanza. Benissimo, quindi i soggetti in questione sono 3, più il figlio, e arriviamo a 4. La maternità surrogata è avvenuta in Canada, quindi siamo in Canada, e i due uomini, perché si trattava di una coppia omosessuale, si sono sposati in Canada, hanno poi diciamo entrambi chiaramente avevano la cittadinanza italiana, hanno trascritto in Italia nel registro delle unioni civili il loro matrimonio. Quando è nato il figlio,
con la pratica della maternità surrogata, era stato riconosciuto solamente come padre biologico solamente colui il quale aveva dato aveva trasmesso il patrimonio genetico, se non che la coppia validamente sposata appunto in Canada ha fatto ricorso alla Corte Suprema della British Columbia in quanto, diciamo, chiedendo che entrambi i genitori venissero dichiarati genitori biologici del bambino, quindi non solo colui il quale aveva trasmesso il patrimonio genetico, ma anche il marito, quale genitore appunto di intenzione. E la Corte della British Columbia effettivamente ha dato ragione a questa coppia, riconoscendo quali genitori biologici entrambi i componenti della coppia. A questo punto la coppia chiede la trascrizione, anzi aveva già chiesto la trascrizione del certificato dell'atto di nascita in Italia. In Italia era stato riconosciuto quale padre solamente colui il quale aveva trasmesso il patrimonio genetico. Sulla scorta della sentenza del giudice canadese, che invece aveva riconosciuto anche l'altro genitore come genitore biologico, la coppia chiede la trascrizione di questo nuovo atto e quindi il riconoscimento quale genitore biologico anche dell'altro componente la coppia. Dunque, il caso è stato sottoposto alla Corte d'Appello di Venezia, la quale Corte d'Appello di Venezia effettivamente, richiamando il precedente giurisprudenziale, l'unico, diciamo, che magari ha avuto un'apertura più evidente sul punto, che è quello della Corte Costituzionale 2021, ha riconosciuto effettivamente nel bilanciamento degli interessi come preminente il diritto del bambino di aver riconosciuto lo status filiationis e di avere un rapporto anche legalmente valido con entrambi i genitori, e quindi effettivamente aveva dato ragione alla coppia ritenendo che si potesse trascrivere anche l'atto di nascita così come modificato dal giudice del Canada. Ovviamente all'esito della sentenza della Corte d'appello di Venezia è stato proposto ricorso per Cassazione, che poi ha dato luogo alla pronuncia a Sezioni Unite. E qui appunto, Marco, questo, diciamo, è il punto finale in questo momento storico della giurisprudenza italiana, cioè la Corte di Cassazione e Sezioni Unite si è espressa in questo modo, ripercorrendo quello che già aveva detto e dicendo in soldoni: ci sono una serie di interessi contrapposti da controbilanciare. Nel caso di specie, trattandosi di una procedura che l'Italia vieta, e vieta perché è contraria all'ordine pubblico, nel valutare, nel soppesare quale interesse deve essere prevalente, bisogna considerare prevalente l'interesse, il rispetto dell'ordine pubblico, considerando che questa pratica, la pratica surrogativa, è una pratica che offende in maniera definitiva proprio l'onore della donna, e considerando anche che laddove l'altro genitore, quindi colui il quale non ha trasmesso il patrimonio biologico, voglia creare un rapporto anche da un punto di vista legale, genitoriale, quindi legale, con il bambino, ha sempre la possibilità di ricorrere all'adozione in casi particolari, vale a dire l'articolo 44 della legge dell'83. Dunque, questo è il panorama, la decisione che chiude il panorama italiano in merito alla richiesta di trascrizione appunto degli atti di nascita e quindi del riconoscimento del genitore non biologico. E quindi torno a ripetere quello che ho detto prima, ma non l'ho detto io, in realtà è un qualcosa che dicono i giudici: è opportuno che la legge italiana, ed è stato questo uno dei motivi che
mi ha spinto assieme ai colleghi ad approfondire l'argomento, che la legge italiana si ponga degli interrogativi, credo non tanto e non solo da un punto di vista del contegno di una coppia che decide di diventare genitori per soddisfare il proprio desiderio di genitorialità, ma anche e soprattutto nei confronti di questi bambini che a un certo punto sono nati e non possono rimanere privi di tutela o addirittura rischiare di essere posti in stato di abbandono perché l'ordinamento italiano non garantisce loro una adeguata tutela, ecco. Grazie. Parlavamo adesso di maternità surrogata in coppia omosessuale. Qui chiedo all'avvocato Tomasiello, un altro paese che invece da questo punto di vista ha una normativa che è abbastanza ambigua, che è la Spagna. Sì, è vero, la Spagna rappresenta, diciamo, forse il paese che nel corso dello studio di questo tema sulla maternità surrogata è stata un po' una sorta di contraddizione in termini, perché la Spagna, lo sappiamo tutti, diciamo, rappresenta il paese forse europeo più liberale, dove sembra tutto essere permesso. Di fatto è stato uno dei primi paesi europei che nel 1987 si è dotata di una legislazione sulla procreazione assistita. Da ultimo si è aperta alle coppie omosessuali, alle unioni omosessuali. Sulla maternità surrogata pone un divieto assoluto. Ed anzi forse anche pure più stringente rispetto alle posizioni del legislatore italiano, all'orientamento, diciamo, giuridico italiano. Proprio sulla procreazione assistita addirittura la Spagna prevede che è possibile utilizzare questo tipo di tecnica, questo tipo di pratica anche post mortem, cioè congelando gli embrioni fino a 12 mesi successivi alla morte del donatore, ecco, mi mancava il termine, scusate. Quindi, diciamo, questo solo è un piccolo esempio proprio per farvi capire come è tanto aperta su tanti aspetti. Non voglio entrare sul merito delle unioni omosessuali, ma sulla procreazione assistita pone questo divieto assoluto facendo leva su un aspetto fondamentale, che è quello che riguarda l'ordine pubblico internazionale, cioè dice sostanzialmente che cosa? Che di fatto appoggia e sposa la tesi per cui la maternità surrogata crea turismo procreativo, perché la maggioranza degli stati ovviamente lo fa per una questione economica, vuoi per necessità, perché ovviamente si tratta di paesi poveri, vuoi perché c'è un ritorno economico a prescindere, a tutti potrebbe diciamo andar bene questo tipo di introito. Però appunto a differenza, diciamo, di altri stati, l'ordine pubblico internazionale rileva come limite assoluto, diciamo che la motivazione è data dal fatto che la mamma resta sempre quella che partorisce, quindi non, diciamo, non accetta questo distacco, non accetta questa forma di dot des, non accetta questa forma di accordo, di contratto. E anche sulla scorta, diciamo, di quelli che sono gli altri paesi europei che si stanno in qualche modo aprendo, creando delle soluzioni alternative, delle soluzioni, diciamo, più aperte, più valutate caso per caso, nel caso della Spagna invece no. Grazie. Prima parlavamo invece come viene regolamentata in pratica la situazione per ottenere il riconoscimento poi del minore. E, come ho detto prima, l'Ucraina ha una fitta e rigorosissima normativa disciplina che regola la maternità surrogata. Probabilmente, ma questa è una considerazione che ho fatto io,
questa sovrabbondanza anche di norme che c'è in Ucraina, probabilmente anche finalizzata ad evitare maggiori problemi quando poi si ritorna nei propri paesi di origine, perché poi dipende dal paese nel quale ritorni, ovviamente, nonostante siamo in Europa, come vedete, ci sono delle norme totalmente opposte e differenti, quindi come di fatto poi ha detto Carolina, è un problema che dovrà essere portato in Europa, perché chiaramente serve una maggiore omogeneità, perché è eccessiva questa disomogeneità di norme. Introduciamo il reato, però poi probabilmente non è che il problema è risolto totalmente, insomma, è un primo intervento. In Ucraina comunque c'è questa sovrabbondanza di norme. Innanzitutto è consentita esclusivamente alle coppie sposate ed è disciplinato dal codice civile, dall'articolo 281, che consente l'accesso al processo di surrogazione gestazionale esclusivamente alle coppie sposate ufficialmente. Poi la legge ucraina prevede e obbliga che il 50% del patrimonio biologico del bambino sia riferibile a uno dei due coniugi. E qui regola il riconoscimento, perché laddove il genitore biologico sia il padre e la gravidanza sia portata a termine, appunto, sia la donna ad essersi sottoposta alla fecondazione assistita, il marito viene registrato quale padre del minore nato dalla moglie. Nel caso invece in cui il patrimonio genetico sia riconducibile alla moglie, quindi l'embrione sia stato concepito da un uomo sposato con una donna diversa dalla moglie e sia stato impiantato nell'utero della moglie, i coniugi risultano entrambi genitori legittimi del minore. Nel caso invece in cui l'embrione sia impiantato in una donna diversa dalla moglie, a quel punto entrambi il patrimonio genetico deve essere riferibile integralmente ai due coniugi, e a quel punto il figlio viene riconosciuto come figlio legittimo di entrambi. Lo svolgimento della pratica di fecondazione assistita è anche regolata dal Ministero della Salute con due ordinanze del 2013. Allora, innanzitutto dico che l'Ucraina è intervenuta sul tema della maternità surrogata nel 2006 e ci confrontavamo su Marzia della concomitanza di norme, cioè quando i legislatori sono intervenuti ed è questa distinzione, questa differenza, non parlano tra di loro evidentemente, e quindi in Europa sostanzialmente lavorano in concomitanza, ma poi le norme sono totalmente diverse, perché risale quella in Russia, mi sembra. La Russia, la normativa russa è intervenuta nel 2012, quindi parliamo di una normativa relativamente giovane. Ok, mentre in Ucraina hanno introdotto nel codice della famiglia, perché hanno il codice della famiglia, hanno introdotto l'articolo 123 con una legge del 22 dicembre del 2006. È intervenuto anche il Ministero della Salute con due ordinanze e stabilisce che la maternità surrogata possa essere eseguita esclusivamente all'interno di istituti clinici accreditati, istituzioni di assistenza sanitaria IAS, e possono essere scelti liberamente dalla coppia committente attraverso delle agenzie e cliniche private che si occupano di fornire servizi di maternità surrogata, di tecniche di fecondazione assistita, e quindi qui ovviamente di fronte al denaro la tutela spesse volte è carente. E delinea l'Ucraina delle indicazioni mediche molto rigorose e prevede un rigorosissimo monitoraggio clinico della madre surrogata, il consenso scritto del paziente, quindi contrattualizza qualsiasi passaggio, e quindi a rischio di inadempimento, perché si formano contratti tra la madre surrogata e il genitore, tra la clinica, le agenzie, quindi è tutto contrattualizzato.
su pazienti approvati, su moduli approvati dal Ministero della Salute dell'Ucraina, deve essere garantito l'anonimato del donatore e tutelato il segreto medico. Quindi limita a 8 volte l'accesso alla maternità surrogata e non possono essere eseguiti i trattamenti non prima di 2 mesi dopo il tentativo precedente, proprio al fine di preservare la salute della donna, ovviamente. Qual è poi il passaggio successivo? Cioè il riconoscimento e la registrazione del minore. Nel caso di nascita del bambino nato da una donna alla quale è stato impiantato un embrione, si effettua su richiesta dei coniugi ed entrambi devono avere dato il consenso al trasferimento. Quindi anche qui c'è un altro contratto. In questo caso, contestualmente al documento che confermi la nascita del bambino da questa donna, viene presentato il consenso scritto con firme autenticate con atto notarile, che è indispensabile a registrare i coniugi come genitori legali del bambino. E poi è necessario presentare un certificato di legame genetico dei genitori con il feto. Questo nel caso di impianto, ovviamente, in madre surrogata. E ai coniugi viene riconosciuta la piena responsabilità genitoriale, mentre alla madre surrogata non viene riconosciuto alcun diritto parentale, quindi neanche successivo può opporsi, non c'è nessun modo poi successivamente, perché viene tutto contrattualizzato dall'inizio. Qual è la situazione attuale dell'Ucraina? Come ha detto anche l'onorevole Varchi, non solo ci sono state le restrizioni del Covid che poi non hanno limitato l'accesso alla maternità surrogata, ma la guerra è stata un evento devastante anche sotto questo punto di vista, perché i bombardamenti russi hanno distrutto anche le cliniche dove veniva eseguita la maternità surrogata, hanno continuato a farlo in dei bunker che sono stati messi a confine con la Romania. E la conseguenza è stata che delle persone sono rimaste alla fine chiuse all'interno di questi bunker, con madri surrogate, con bambini nati e che non volevano, e genitori che avevano iniziato il programma e che non hanno potuto prendere i loro figli in Ucraina. Quindi questa è la situazione attuale ed è drammatica. L'Ucraina ha visto anche un altro enorme problema, perché poi in Ucraina c'è stato un fortissimo dibattito politico, chiaramente sia legato al Covid, alle restrizioni del Covid, sia legato alla guerra. Subito dopo il Covid, le restrizioni che ci sono state e le problematiche, rimasero 46 bambini chiusi in un hotel di Kiev, e l'hotel Venezia di Kiev, questo fu un caso emblematico, fermi lì a Kiev perché l'Ucraina non era raggiungibile con gli aerei, quindi ci fu questo problema. Subito dopo ne nacque ovviamente un dibattito politico. Al centro di questo dibattito politico c'era una clinica, una delle più accreditate, la Biotechcom, che è stata coinvolta in numerosi scandali, tra cui un'accusa per traffico di migliaia di bambini ucraini all'estero. E il governo ucraino, da un lato con il commissario presidenziale ucraino per i diritti dei bambini, chiese di vietare la pratica di surrogazione di maternità paragonandola alla tratta dei minori, e che disse che la commercializzazione e la fornitura di tali servizi ai cittadini, principalmente agli stranieri, violerebbe dei diritti dei minori. A questo intervento del commissario interveniva la commissaria per i diritti umani, sostenendo che la legalità di questa pratica, ed è qui poi la riflessione che è avvenuta all'interno del governo ucraino, anche se adesso ovviamente la situazione è drammatica, e disse: se la maternità surrogata viene vietata in Ucraina, continuerà a esistere, ma illegalmente, e le persone più vulnerabili in questa situazione saranno le madri surrogate. Diciamo che non è più ovviamente in questo momento una delle mete prevalenti per la maternità surrogata, proprio a causa della guerra,
però continua ad essere uno dei paesi dove c'è una grandissima sovrabbondanza di norme, insomma. Hanno un codice della famiglia e degli interventi normativi che avvengono, che ci sono quasi ogni anno aggiustamenti che vengono fatti sulla norma in essere, quindi nel libro sono analizzate in maniera estremamente puntuale. Insomma, in conclusione, nel caso pratico l'Ucraina vi è una vera, di fatto, anche se c'è questa sovrabbondanza di norme, in Ucraina c'è una vera e propria commercializzazione della pratica, forse anche eccessiva, no? E quindi non tutelano assolutamente la donna e le donne anche che si sottopongono alla maternità surrogata, perché chiaramente tutto ciò, come diceva anche Carolina, avviene nei paesi più poveri, con grandi difficoltà economiche, e quindi la guerra ha aumentato esponenzialmente, invece, per certi versi, più che altro il Covid, esponenzialmente l'accesso alla maternità. Questo perché chiaramente le difficoltà economiche sono assolutamente aumentate. Grazie, abbiamo parlato di guerra e dall'altro lato, per cui in Russia, che cosa succede e che cosa succede adesso con la guerra in corso? Questa mattina io e la collega Romina Lanza ci confrontavamo perché ci siamo ritrovate ad aver analizzato due paesi che, per quanto vicini, geograficamente lontani politicamente in questo momento, sono lontani anche dal punto di vista normativo, perché ciò che è obbligo in Ucraina è assoluto divieto in Russia. E quindi chiedo alla collega, nel caso, se vuole intervenire spot per sottolineare le differenze. Come dicevo prima, la normativa russa è recente, perché è stata promulgata, è entrata in vigore il 1 gennaio del 2012. Ha avuto un iter legislativo rapidissimo. La prima lettura del disegno di legge alla Duma, quindi alla Camera Bassa, è avvenuto il 1 novembre, è passata poi alla Camera Alta, a quello che è il loro Senato, e sostanzialmente è entrata poi in vigore al 1 gennaio. Questo non significa che non ci fosse una normativa precedente. La prima normativa risale al 1993, c'era anche in questo caso un'ordinanza del Ministero della Salute. Quello che qui interessa e di cui mi sono occupata è la natura commerciale della maternità surrogata in Russia, che non sempre è stata indicata come paradiso riproduttivo. Quando si parla di paradisi riproduttivi, tutti pensano all'Ucraina. Si parla dell'Ucraina al TG, il problema dei bambini nati da maternità surrogata nel bunker, però ci ritroviamo con una normativa dove è richiesto e obbligatorio che il patrimonio genetico del minore, cioè il 50%, provenga da uno dei due genitori intenzionali, giusto? Corretto. Questo è vietato in Russia. In Russia la madre surrogata deve essere un semplice contenitore, è una donna che deve essere in salute, deve avere più di 18 anni, ne deve avere al massimo 35, deve aver avuto almeno un figlio, nel caso in cui sia sposata deve avere l'autorizzazione del marito. Ed è una donna la quale fa appunto da contenitore, non ci deve essere alcun legame biologico della coppia dei genitori intenzionali con la madre surrogata. Questo significa che, mettiamo il caso che nella coppia intenzionale sia la donna ad avere dei problemi di infertilità, non è possibile utilizzare il corredo genetico della madre surrogata, questo è assolutamente vietato. Vero anche che comunque in Russia è possibile acquistare i gameti maschili e femminili liberamente in tutte le cliniche che sono autorizzate. Questo
insomma, facilita sicuramente anche le coppie con questo tipo di limitazioni. Ciò che anche mi ha molto colpito della legislazione russa è la circostanza che il legislatore indica i casi in cui è possibile accedere alla maternità surrogata, che sono dei casi esclusivamente di natura medica, la totale assenza dell'utero, alcune deformità che non consentono appunto all'ovulo di impiantarsi all'interno dell'utero, la presenza di aderenze, le cosiddette sinechie uterine, quindi indicano tutta una serie di casi, di ipotesi mediche, ma non vanno mai a trattare quello che è magari il timore ad affrontare una gravidanza. In questo caso non sarebbe permessa. È anche vero che queste previsioni poi non hanno una sanzione conseguente, e quindi non essendoci una sanzione, alla fine poi c'è un libero accesso. In questo caso si parla di veramente di un paradiso riproduttivo, perché la Russia ha ammesso l'accesso alla maternità surrogata alle coppie sposate, alle coppie conviventi, alle madri single, con la possibilità appunto di acquistare il gamete maschile anche oltreoceano, e di recente hanno non vietato, ma attraverso delle pronunce dei tribunali federali e di Mosca e di San Pietroburgo, ammesso la maternità surrogate anche per i padri single. Quindi ci sono state diverse pronunce a partire dal 2010, quindi sulla base della normativa precedente, poi è entrata in vigore quella del 2012, in cui hanno consentito appunto a un padre che aveva avuto una bambina attraverso la maternità surrogata di essere dichiarato come genitore appunto di questo minore nato attraverso la maternità surrogata. Anche in Russia, qui ho trovato proprio una situazione di equivalenza con il Canada, c'è un problema di natura contrattuale. È vero, vi è un contratto tra la madre surrogata che appunto si presta a fare da contenitore con tutte le discussioni etiche che ne possono nascere, ma il contratto è esecutivo e può essere messo in esecuzione solamente per quanto riguarda i contenuti di natura patrimoniale. Cioè, se abbiamo stabilito il costo, l'indennizzo per la madre surrogata può metterlo in esecuzione, ma non sono immediatamente esecutive tutte quelle norme che riguardano la consegna del minore. Quindi la madre surrogata, che è madre biologica, viene indicata come madre biologica, può sempre rifiutarsi, anche in questo caso, di consegnare il bambino ai genitori intenzionali, e quindi necessariamente dovrà poi essere introdotto un giudizio e quindi essere portato davanti alla magistratura ordinaria, la quale dovrà decidere appunto del destino. Quindi si vede come, se in Russia non ci deve essere legame alcuno con la madre surrogata, cioè possono andare a prendere gli ovuli dove vogliono, i gameti dove vogliono, l'Ucraina invece norma in maniera un pochino più particolare. Peraltro mi è capitato di leggere che è stato concesso a un padre single in Thailandia di trascrivere l'atto di nascita di un minore nato attraverso maternità surrogata, quando nei paesi dell'est, del tutto il sud-est asiatico, invece è vietatissimo, mi sembra. Grazie. Chiedo a questo punto un ultimo giro velocissimo di risposte, partendo dalla situazione che c'è in Francia in questo momento, che è abbastanza simile a quella del nostro paese, credo. Allora, sì, sicuramente la Francia, come l'Italia, pone un divieto assoluto della maternità surrogata. Vero è che però rispetto all'Italia, rispetto alla Spagna, la Francia si sta aprendo in tal senso sulla maternità surrogata. Mi spiego meglio. La Francia pone come divieto assoluto la maternità surrogata in un giudizio ex ante,
Tuttavia, proprio perché più lungimirante probabilmente, o comunque io l'ho sempre vista un po' come uno stato capofila che in qualche modo si è ritrovata di fronte alle situazioni e ha cercato di essere più pragmatica, più pratica nella risoluzione dei casi che lì sono stati sempre posti all'attenzione legislativa e diciamo dei tribunali. E quindi la valutazione che fa la Francia è di fatto io la sto vietando questa pratica non perché rappresenta un limite all'ordine pubblico internazionale come abbiamo detto nel caso della Spagna, perché andrebbe lesa quella che è la dignità della donna e la dignità ovviamente del nascituro. La sto vietando perché appunto c'è un divieto assoluto, però di fatto se un genitore, una coppia va appunto in uno di quegli stati che abbiamo visto, tra cui quello che ho trattato che era appunto la California, e mi porta questo bambino in Francia, io come lo faccio entrare in Francia? Che cosa devo considerare? Posso accettarlo? Quindi sposta la tematica dal punto di vista del riconoscimento di un provvedimento straniero che deve avere esecuzione nel territorio francese, che ha appunto sempre però come limite quello dell'ordine pubblico internazionale. In questo caso l'ordine pubblico internazionale verrebbe in qualche modo limitato da due considerazioni che è nata un po' diciamo nella prassi giurisprudenziale dei tribunali e ci dice che innanzitutto bisogna verificare A, che alla base ci sia un rapporto di coniugio fra i soggetti richiedenti il riconoscimento del provvedimento straniero e B, che ci sia quantomeno un'appartenenza biologica, quindi che quantomeno il padre abbia contribuito alla pratica della maternità surrogata e l'altro requisito che mi ero dimenticata, scusatemi, è che ovviamente la coppia deve dimostrare che di fatto non è riuscita in altro modo ad avere un figlio. Cioè ha provato tutte le tecniche, ha provato anche quella della procreazione assistita, non c'è riuscita ed è ricorso alla maternità surrogata in un altro stato. Ad un certo punto la Francia però, siccome a differenza dell'Italia i casi francesi sono stati più evidenti, sono stati più numerosi, sono stati più cospicui, si rivolge alla Corte di Strasburgo e chiede in qualche modo aiuto, chiede sostanzialmente una sorta di criterio per orientarsi nelle scelte da dover adottare nei singoli casi. Sicuramente la Corte di Strasburgo non ha aiutato la Francia in tal senso perché di fatto non si è esposta dicendo sì sono a favore, no non sono a favore, stai facendo bene, stai riconoscendo bene questi certificati che ti provengono dall'estero. Ha dettato un criterio orientatore, cioè bisogna guardare il superiore interesse del bambino. Che cosa si intende per superiore interesse del bambino? Però non c'è una definizione univoca, un po' come quando parliamo di ordine pubblico internazionale. Sono dei concetti come dei contenitori in cui possiamo introdurre tutto quello che vogliamo, ma poi fondamentalmente una definizione precisa, una definizione ad hoc non l'abbiamo. Sono stati giudici francesi che in virtù diciamo della legislazione interna hanno voluto identificare come superiore interesse del bambino possibilità di o meglio l'individuazione di una persona responsabile per la crescita e per lo sviluppo del bambino che può essere orientata, può essere diciamo in qualche modo verificata se alla base, come ho detto prima, c'è un rapporto di coniugio e se il legame, appunto, c'è un legame biologico. Diversamente, ovviamente, l'altro genitore dovrà poi adottare questo bambino per riconoscerlo in qualche modo, per riconoscere la propria potestà. Grazie. Non c'è stata questa sentenza, questo provvedimento, però invece 15 giorni fa circa è intervenuta la CEDU che ha sanzionato l'Italia. Sì, esatto, ha sanzionato l'Italia. Io prima di precisare, rispondere alla tua domanda, volevo ringraziare, e mi scuso per non averlo fatto prima, il quinto collega che ha contribuito con noi a redigere questa monografia scritta a 10 mani, l'avvocato Maurizio Robortaccio del Foro di Potenza,
che purtroppo non è potuto essere presente, ma che porta i suoi saluti e ringrazia tutti per la partecipazione. Dunque, sì, molto interessante è capire che quello che è accaduto 15 giorni fa, la CEDU ha sanzionato l'Italia, è una notizia che abbiamo ascoltato nei telegiornali. In realtà, perché la Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia? Perché i giudici non hanno riconosciuto, quindi negando la trascrizione del certificato di nascita di questa bambina nata in Ucraina con la maternità surrogata, non volendo trascrivere il certificato, neppure attribuendo la paternità al padre che aveva trasmesso il materiale biologico. Dunque questa bambina si è trovata in una situazione di completo abbandono, non aveva la carta d'identità, non aveva il codice fiscale, non poteva accedere alla sanità, non poteva frequentare le scuole. Quindi la Corte, la CEDU ha bacchettato e quindi conseguentemente sanzionato l'Italia, in quanto non era stata, i giudici non erano stati in grado, in un tempo comprensibile, di dare una tutela a questa bambina. E dunque io diciamo, mi avvio alla chiusura e ringrazio, visto che i tempi ormai sono contingentati e dobbiamo chiudere, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio ancora una volta l'onorevole Varchi per averci concesso questa importante sede istituzionale per poter parlare di un tema che credo non abbia luogo migliore per essere discusso se non quello istituzionale, perché in effetti è col legislatore che bisognerebbe parlare, bisognerebbe approfondire ancora di più questo tema. Quindi sono ben contenta che sia potuto avvenire qui questo scambio, questo approfondimento, e auspico che ci sia una tutela, perché ritengo che l'unico modo per avere una tutela ad ampio raggio e di tutti i soggetti coinvolti in questa pratica, seppur vietata nel nostro ordinamento, sia quella di disciplinarla nel miglior modo possibile e non chiudere gli occhi di fronte ad un qualcosa che di fatto esiste. Quindi io mi congedo e vi ringrazio appunto per la vostra partecipazione. Grazie a tutti.